Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Buona domenica. Siamo un bel po' questa mattina. Ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha dato e per la Sua parola. Nelle ultime 3 settimane abbiamo visto che cosa succede nelle tempeste della vita, vero? Abbiamo visto varie tempeste dove Gesù era presente. Una tempesta dove Gesù era nella nostra barca, nella barca dei discepoli, un'altra tempesta dove Gesù invece arriva dopo che i discepoli si trovavano nella barca. E a questo punto dovremmo essere abbastanza capaci di gestire le nostre tempeste, vero? Più o meno. Che cosa succede quando la tempesta arriva e noi siamo parte della tempesta e noi siamo quelli che siamo chiamati ad agire nella tempesta come testimoni di Gesù? Come facciamo? Saremo capaci di dare aiuto agli altri così come Gesù è stato capace di darlo a noi e ai suoi discepoli? Nel libro di Atti c'è una seconda tempesta, c'è un'altra tempesta, una terza tempesta, scusate. Lo trovate nel capitolo 28 e è una tempesta che vede coinvolto Paolo, l'apostolo Paolo, che sta andando verso Roma, o meglio non sta andando, lo stanno conducendo in catene a Roma. E vedremo che in quella situazione come si comporta Paolo per trarre insegnamenti per la nostra vita. Allora, un pochino di contesto ve lo devo dare prima, se nel frattempo mi dai il pezzetto. Questo è il capitolo 28, è praticamente verso la fine di Atti. Paolo ha fatto vari viaggi, è andato in giro, in destra e in largo, ha fondato chiese e a un certo punto, a questo punto, è stato arrestato e ha detto: ok, io siccome sono cittadino romano, voglio essere giudicato da chi mi compete, ovvero l'imperatore. L'imperatore era una persona molto tranquilla, si chiamava Nerone, non proprio tranquillissimo, era pacifico, soltanto quando si arrabbiava bruciava le città, però insomma una persona così amena. Per cui questo è il contesto, lui è in catene insieme ad altri prigionieri e sta su una barca che lo stanno portando verso Roma. Leggiamo Atti 28, capitolo 28, dal versetto 9 al versetto 11. Intanto era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone. Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. Anche stavolta vedremo varie fasi che succedono durante questa tempesta e ci sono, anche questa volta, guarda caso, ci sono 8 fasi. Non vi preoccupate, ne vediamo soltanto 2 oggi, eh? La prima fase è: vedo grave danno. Il versetto è il versetto 10. Uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno non solo del carico della nave ma anche delle nostre persone. Allora, mettetevi nella situazione di Paolo, no? Allora, lui sta viaggiando verso Roma e sa che delle persone lo stanno portando a morire, semplicemente, perché è un prigioniero, lo stanno portando a morire. Il fine di Paolo è quello di andare davanti a Nerone a testimoniare della sua fede e sa che testimoniando a Nerone della fede cristiana le possibilità di uscirne salvo sono praticamente nulle. In un'altra lettera dirà Paolo: ok, ho combattuto la buona battaglia e sono arrivato alla fine, mi spetta la corona del vincitore, ma io tanto so che vado a morire. Ora, nonostante uno sia proprio la comitiva che vorresti avere la domenica o il sabato con cui stare insieme,
Paolo che cosa fa? Qui vedete che a premura, per tutti quanti, a premura sia dei prigionieri come lui, perché ci sono persone che sono prigioniere assieme a lui, sia del centurione, dei soldati, per cui sono nemici di Paolo, perché lo stanno portando in catene verso, verso Roma, e sia di quelli che stanno lì soltanto a lavorare, ci sono i lavoratori, i marinai, quelli che stanno governando la barca. Ora, essendo non la comitiva ideale, dove ci sono persone che a vario titolo possono non piacerci, uno potrebbe pure essere tentato di dire: ma il Signore mi ha detto qualcosa e io lo dico soltanto a chi mi piace, nel senso a quelli che vivono del mio stesso problema, alle persone che sono state arrestate con me. Magari, che ne so, organizziamo una fuga, visto che ci vogliono, che so io. Invece lui dice a tutti che c'è un pericolo, non dice soltanto a uno, va davanti a tutti dicendo: oh ragazzi, occhio, perché qui arriva una tempesta mostruosa e probabilmente si sfascia la barca, si perde il carico e probabilmente ci scappa pure il morto. Non sempre siamo così, vero noi? Perché? Perché fate mente locale. Quando a qualcuno che non amiamo particolarmente e vediamo che gli sta per capitare qualche cosa di non particolarmente piacevole, non dico che facciamo feste, ma quasi, se lo merita, si merita tutto quello che gli capiterà, si merita. Paolo invece no, Paolo ha compassione per tutti quanti, anche coloro che sono i suoi nemici al momento, anche con le persone che lo stanno portando in catene a Roma, stanno portando altre persone a Roma per essere uccise, sono il terminale del suo avvertimento. Essere credente è proprio questo. Essere credente non significa soltanto fare il bene di quelli che condividiamo, con cui condividiamo la nostra fede. Aiutare altri credenti, essere carini con altri credenti, essere d'aiuto a quelli che ci sembrano interessati per portarli a Cristo, ma essere cortesi, essere compassionevoli con tutti quanti. Paolo avrebbe potuto tenersi per sé l'informazione, avrebbe potuto decidere di non aiutare nessuno, di aiutare soltanto se stesso, magari tentando una fuga, che so, buttandosi in acqua. Invece che cosa fa? Parla ad alta voce, arringa quasi le persone, parla ai credenti che erano con lui, ai compagni di prigionia, ai nemici soldati e ai marinai, a tutti quanti. È una informazione che lui dà a tutti. Sapete che cosa sta facendo Paolo? Paolo sta facendo semplicemente l'applicazione di un comandamento che ci ha dato Gesù nella prossima slide. Il comandamento è questo: Matteo 5, 44, 45. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. In questo modo agirete da veri figli del Padre vostro che è nel cielo, perché egli fa sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi e manda la pioggia sia per i giusti che per gli ingiusti. Gesù dice: mi dispiace, non dovete fare il bene soltanto alle persone che sono del vostro partito, che sono i vostri amici, ma dovete fare del bene a tutti quanti, anche coloro che sono i vostri nemici, ma anche a quelli coloro che vi perseguitano, quelli che sono tutti. Come credente, ricordati che sei vivo, sei viva, per rendere migliore questa terra, per essere il sale della terra, per essere la luce del mondo, per essere una città posta sopra un monte, per essere una fiaccola posta sul candeliere che illumina tutta quanta la stanza. E la stanza che devi illuminare è questa vita, e la stanza è piena di persone che non solo sono come te, credenti, ma soprattutto di persone che sono non credenti, e molti sono tuoi nemici. Ma sei lì per essere luce del mondo, sei lì per essere sale della terra.
sei lì per rendere questo mondo migliore per tutti, non soltanto per quelli che credono in Gesù come te. Paolo vede e dice che ci sarà un grave danno, non un danno piccolo, un grave danno che si salva noi. Secondo voi come fa a sapere che arriva la tempesta? Perché nei versetti precedenti, se leggete il capitolo 27, la sensazione era tranquillissima. Giornata meravigliosa, cielo azzurro, nuvole poche all'orizzonte. Come fa? Allora, sinceramente, se fosse stato Pietro che l'avesse detto, Pietro era un pescatore, era abituato ad andare per mare, ci sta, no? Può darsi che ha visto una nuvola, un vento, degli uccelli che si muovevano. Paolo, che ci azzecca? Paolo, che se ne sappiamo noi, a Gerusalemme non sappiamo se facesse un lavoro, sappiamo che era uno studioso della Torah, della legge, per cui probabilmente era lì lì per diventare uno dei sacerdoti, per cui non aveva un lavoro secolare. Poi, più avanti, quando dopo essere fulminato sulla via di Damasco, sappiamo che a Corinto faceva le tende, per cui uno che è studioso della Torah, della legge, e che sa fare le tende, adesso è anche esperto di mare? Chi gli avrebbe dato un credito? E soprattutto, chi gli ha detto? Chi gli ha detto? Vi faccio vedere un attimo però il versetto 9 e 10. Vai, questo qua. Questi sono i versetti 9 e 10 che dicono: intanto era trascorso molto tempo nella navigazione, si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora ammonì dicendo: uomini, vedo che la navigazione si fa. Luca, che è lo scrittore del Vangelo di Luca e anche di Atti, non sappiamo se Luca fosse presente, perché ci sono varie versioni che dicono che Luca ha accompagnato tutti quanti i viaggi e ha scritto Atti, oppure che Luca ha accompagnato in alcune parti Paolo e gli altri sono testi che lui ha ricavato andando in giro a parlare con altri credenti. Però comunque, che sia l'una, che sia presente Paolo, che Luca, o che sia soltanto stia raccontando altre cose, noi sappiamo che Paolo ci fa sapere che Paolo aveva il giorno del digiuno. Paolo aveva fatto un giorno di digiuno. Cosa ci dice questo? Paolo, deportato, prigioniero, consapevole del fatto che stava andando a Roma per essere probabilmente giustiziato, continuava ad avere una vita spirituale nella quale aveva posto una pratica importantissima, che era il digiuno settimanale. C'era un giorno in cui Paolo digiunava, e se digiunava sappiamo anche che pregava, perché digiuno e preghiera vanno assieme, per cui sappiamo che un giorno a settimana lui digiunava e pregava. Vedo speranza, l'unica speranza, perché conoscendo la donna nel mio piccolo gruppo, so che lei ha questa pratica: una volta a settimana fare digiuno e preghiera. È una pratica. Paolo stava digiunando e pregando mentre veniva deportato a Roma per essere processato, e non era una situazione migliore, una situazione speciale. Vi ripeto la domanda: come fa a sapere Paolo che ci sarà una tempesta, non essendo un esperto di mare? Sapete, dopo 25 anni che faccio vita di chiesa e almeno 12 che sono pastore, sono innumerevoli le persone che sono passate da me confessandomi di stare attraversando un periodo brutto della propria vita, difficile, e che avrebbero voluto sentire Dio che parlasse nel loro cuore, avrebbero voluto sapere che Dio gli desse un'indicazione sul futuro. E quando io suggerisco prega e digiuna,
moltissime volte mi è stato risposto, guarda, so così, proprio so così inguaiato, so così inguaiata che non ce la faccio a pregare, figuriamoci a digiunare. E certo, è bellissimo pregare in una bella giornata di sole, quando tutte le cose ci vanno bene, quando il vento è leggero, quando la temperatura è piacevole. Ed è bello digiunare quando abbiamo una vita ordinata, la pancia piena dal giorno prima, perché abbiamo ben mangiato, quando abbiamo un lavoro felice, quando abbiamo una famiglia meravigliosa, anche quella felice. E allora che cosa facciamo? Lodiamo in preghiera, lodiamo, offriamo il nostro sacrificio di un giorno di digiuno, dicendo, ah sì Signore, tu hai fatto tutte queste cose per me, è giusto che io digiuni un giorno per glorificarti. Però, quando ci alziamo in catene, quando digiunare è aggiungere un altro giorno di fame alla fame del giorno prima, su una barca di prigioniera di cibo poco c'è, quando la vita è dura per te, digiunare e pregare è tutta un'altra storia. E per quello dobbiamo sviluppare delle sane abitudini quando c'è il cielo azzurro e il mare caldo. Sapete come si chiamano queste sane abitudini? Si chiamano discipline spirituali. Discipline spirituali. La preghiera, il digiuno, lo studio, la memorizzazione dei versetti, il silenzio, la solitudine, il servizio, sono tutti attrezzi che sono utili per far crescere i nostri muscoli spirituali che ci serviranno nel momento del bisogno. Quando avremo più bisogno di essere attaccati a Dio. Ma se noi non cominciamo le discipline spirituali nel momento che siamo tranquilli, non avremo l'abitudine a farli nel momento difficile. Paolo aveva sviluppato la disciplina spirituale del digiuno e della preghiera quando le cose erano tranquille. Per lui non erano mai state molto tranquille, devo dire, da quando aveva conosciuto Gesù. Però c'erano momenti più tranquilli di quelli. Ma quello che lui aveva sviluppato, il digiuno e la preghiera, nel momento più tranquillo, ora lo stava aiutando perché? Perché lo metteva in collegamento diretto con Dio. Paolo stava digiunando e pregando. E a un certo momento sente che sta arrivando qualcosa. Strano, vero? Allora, la risposta alla domanda, come faceva Paolo a sapere che c'era una tempesta nel mondo? Semplice. Dio glielo aveva fatto vedere. Vedo. Paolo aveva proprio visto fisicamente, probabilmente non sappiamo se in un sogno, in una visione. Lui aveva visto che c'era una tempesta. Insomma, ha visto la barca sbattuta, i pezzi di tavola che andavano in giro. Perché glielo aveva fatto vedere? Perché Paolo, in una situazione difficile, non aveva smesso di coltivare le buone abitudini e le discipline spirituali. Era quello in mezzo con cui Dio glielo aveva fatto vedere. Se lui fosse stato troppo occupato dalla preoccupazione, non avesse digiunato, non avesse pregato, probabilmente Dio non sarebbe stato capace di fargli vedere che c'era una tempesta. E attenzione, perché noi spesso ci aspettiamo, Dio ci farà vedere che sarò salvato. Qui non gli fa vedere che è salvato. Non gli fa vedere. Anzi, Dio gli fa vedere che la situazione andrà di male in peggio, e dice che ci sarà grave danno anche per le persone, insomma, che ci scappa il morto, qua. Per cui poi vedremo più avanti che non sarà così, che Dio non gli ha fatto vedere tutto quanto, non gli ha fatto vedere una parte, ma l'ha fatto vedere, Dio sta dando a Paolo e agli altri una visione per cui attraverso Paolo loro avrebbero potuto cambiare la storia di quel viaggio. Se avessero dato retta a Paolo e a Dio, il viaggio sarebbe stato differente.
Se stai in un periodo complicato della tua vita, se stai cercando di sapere cosa accadrà dopo, l'ultima cosa che devi fare è smettere di essere contagioso. Se sei in un periodo complicato della tua vita, la cosa che devi fare è prega e digiuna. Prega e digiuna. Prega e digiuna. Se rimani connesso, se rimani connessa a Dio nei periodi bui della tua vita, allora è possibile che Lui ti faccia vedere il futuro, anche quando non è positivo. Perché facendoti vedere il futuro tu sarai capace di affrontare il futuro e qualche volta anche di modificare il futuro, perché ti sta mettendo sull'allarme che qualche cosa può succedere. Ora, non vi assicuro che sempre accadrà così, ci sono momenti che tu chiedi e non ricevi, ma talvolta ti darà la possibilità di averlo assieme a te in visione, di modificare o di tentare di modificare le situazioni della vita. Però devi ricordare sempre una cosa: quando hai queste visioni che coinvolgono anche altri e tu vai e dici: guardate, signori, c'è un problema, che io vedo che arriva un problema, sappi che non è che tutti diranno: ah sì, bravo, che ce l'hai detto, ah meno male, via la prossima. Seconda fase: il centurione aveva più fiducia nel pilota. Il versetto dice: il centurione però aveva fiducia nel pilota e nel padrone della nave e non nelle parole di Paolo. Quando vai con una visione del Signore, non tutti quanti saranno così a dire: ah guarda, aspettavamo proprio te che ci dicevi che cosa accadeva. E come dargli torto? Come dare torto al centurione? No? Mettetevi nei suoi panni. Arriva uno, già strano di per sé, perché se questo profeta che è morto in croce, che poi dicono che è risorto, per cui già è strano di sé, so che non ha mai fatto niente dal punto di vista di nautica, che non faceva il marinaio, che non era un pescatore, e mi dice: oh guarda che tra poco c'è una tempesta. Gli avreste dato retta voi? Io probabilmente no. Non è credibile. Meglio dare fiducia a chi? Alle parole del pilota? O alle parole del proprietario della barca? E ti pare che se il proprietario della barca avesse visto che c'è un problema, che si spaccia la barca, la fa partire, ma sei scemo, no? E invece dà ragione all'altro. Allora, una lezione per noi, per tutti noi, per tutti quanti quelli che credono: non stupirti se gli altri non credono a quello che dici, anche se tu hai la sicurezza al 99,9% che è una parola che Dio ti ha dato. Oh, attenzione, per essere sicuri al 99,9% non basta che lo hai sognato, o che l'hai sentito nel cuore, o che lo hai avuto in visione, perché potrebbero essere dovuto ai peperoni del giorno prima, no? Se tu hai i peperoni del maggi pesante, tu c'hai, io durante questa notte ho avuto un incubo e mi sono svegliato e non era da Dio, era quello che avevo mangiato la sera prima, avevo digerito male. Che cosa aveva fatto Paolo per essere sicuro della visione? Ritorniamo: digiunato e pregato. Era in contatto con il Signore, aveva digiunato e aveva pregato, era sicuro che era il Signore. Ora, siccome noi non siamo Paolo, perché Paolo era un uomo, però era un uomo particolare, perché era un uomo che aveva parlato tu per tu con Gesù e a cui Dio aveva dato un compito ben preciso, che era quello di andare a testimoniare Cristo a Roma, per far sì che poi la Chiesa si espandesse in tutto quanto il mondo. Era uno strumento per cui aveva un collegamento più stretto. Allora, visto che noi non siamo Paolo, mettiamoci anche qualche altro filtro, va, alle nostre visioni. Per cui, se hai una visione, se hai una parola, chiedi conferme al Signore. Gli dici: Signore, vi ricordate che cosa fece il manca la parola Gedeone, mi viene in inglese,
Gideon. Gedeone che disse: Signore, se questa è la cosa, io metto la pelle e deve essere rimasta, deve bagnarsi di rugiada e di là intorno, non deve bagnarsi. Ok, bagnata la pelle. Dice: Signore, io non so proprio convinto, facciamo il contrario, mettiamo la pelle, deve bagnarsi intorno e la pelle deve rimanere secca. Ok, allora cerchiamo conferme nella parola del Signore, cerchiamo conferme anche tramite dei credenti più maturi, andiamo a parlare e soprattutto riflettiamo se quello che diremo è in accordo con le scritture. Quella è una cosa fondamentale, deve essere sempre in accordo. Come si è comportato Paolo quando nessuno se lo è affidato di peggio? Perché chiaramente è andato, ha detto: guardate, qui si mette male, non l'hanno applaudito, hanno detto: partiamo, va. Ora, la tendenza di noi credenti, quando diciamo una cosa di cui siamo sicuri e ci veniamo a scontrare con la realtà, è quella di lanciare delle invettive: in persone di poca fede, scettici e senza Dio, il giudizio sta per venire su di voi, pentitevi peccatori. Ha fatto questo Paolo? Assolutamente. Si è messo seduto nella barca, zitto, e sono convinto che ha cominciato a pregare: Signore mio, fammi arrivare a Roma, Signore mio, fammi arrivare a Roma. Paolo non lo fa, Paolo è saggio, sa che nella sua visione era poco credibile alle persone che non erano credenti. Semplicemente attende che i piani di Dio facciano il proprio corso. Io sono convinto che pregava e continuava a digiunare. Facciano i piani di Dio, anche se questo avrebbe messo in pericolo la sua stessa vita. E allora il piano di Dio arriva sotto forma di tempesta. Versetti 14 e 15. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euroaquilone. Forse è quello che ci hanno promesso che arriva adesso, ma quello è Burian. È chiamato Burian, no, la nave fu trascinata via e non potendo resistere al vento la lasciamo andare ed eravamo portati. La prossima settimana vedremo che la tempesta sarà l'occasione per Paolo di testimoniare chi gli aveva dato l'informazione, perché fino adesso non aveva detto che gli aveva dato Dio. La prossima settimana e gli darà la possibilità di testimoniare. Fermiamoci qua. Mi portate quei foglietti? Okay. Se li distribuisci, chiaramente ci sono quelli, non so se quelli in inglese basteranno, perché voglio darvi due compiti a casa. Uno è quello molto semplice, è leggere il capitolo 28 di Diamo, così sapete come va a finire la storia. Non voglio lasciarci sulle spine, capito? Il secondo è più personale, perché coinvolge il fatto di ricordare il vostro passato. Cioè, vi ho fatto un foglietto. Ripensa a una tempesta. Non lo devi fare adesso, fallo con tranquillità, fallo a casa, fallo in un momento dove sei tranquillo, dove sei tranquilla. Cerca di ricordare un periodo brutto della tua vita, una tempesta che è accaduta nella tua vita. Cerca di ricordare come hai reagito, cosa ho fatto, come ho reagito. Hai pregato, hai digiunato, oppure sei fuggita da Dio e da Gesù. Cosa ti ha detto Dio in quel frangente? Cosa ti ha detto? Sei riuscito a sentire la sua voce? Ci hai parlato? Oppure no? Quali erano i tuoi sentimenti in quel momento? Cosa sentivi? Se
sentivi rabbia, sentivi disperazione, sentivi speranza. Ti consiglio di scrivere anche poche frasi, non servono tante, perché voglio che tu lasci questo foglietto dentro la tua Bibbia. Perché lo voglio? Voglio che rimanga lì fino alla prossima tempesta, perché caro fratello, cara sorella, arriverà la tempesta. Arriverà. Non posso dirti quando, ma arriveranno le tempeste. Perché se oggi mi ascolti qua in sala, se oggi ascolti il podcast o se oggi vedi il filmato sul video, significa che in qualche modo la tempesta è passata ed è utile che tu ricordi di come sono passate le tempeste nella tua vita. Ci saranno altre tempeste nella vita e voglio che tu tenga questo foglietto con te per ricordare. Se hai fuggito Dio e se hai fuggito Gesù in quel periodo e sei qua, questo sta a significare che nonostante tutto Dio è fedele e nonostante la nostra debolezza Dio ti ha fatto uscire dalla tua tempesta. Dio è fedele, interviene nonostante la nostra poca fede. Se hai cercato Dio o Gesù e Gesù per glorificare il miracolo che ti ha portato e attraverso la tempesta e che ti ha fatto vedere la via di uscita dalla tempesta, che spesso ricordati non è girarmi intorno ma è andarci attraverso. La via più dolorosa per attraversare una tempesta è attraverso, perché la via più bella, quella meno sicura, quella meno dolorosa, quella più dolorosa, ma la via più breve, attraverso, perché Gesù è al tuo fianco, attraverso. Forse in questo momento sai già che sta arrivando una tempesta nella tua vita, la vedi, il Signore te l'ha detto magari, oppure sei già in mezzo ad essa, sei proprio in mezzo alla tempesta. Leggi il tuo foglio e scopri che Dio è stato presente nelle tue tempeste passate, quando tutto sembrava così. Personalmente vi posso dire che ho pregato per oltre 7 anni in una tempesta nella mia vita. Sembrava che non ci fosse un'uscita, sembrava che tutto fosse chiuso e l'orizzonte era sempre nero, tranne per un versetto che per 7 anni è venuto, non dico tutte le mattine, ma quasi una mattina sì, una mattina no. Salmo 18,6 anche nella base del tuo foglietto. Nella mia angoscia invocai il Signore, gridai al mio Dio, ricordatevi, grida a Dio, grida a Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio, il mio grido giunse a lui, ai suoi occhi. Dio è fedele, sta a me e a te rimanere vicini nella tempesta. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie per essere presente nelle nostre tempeste, grazie per essere stato presente nella mia tempesta personale e nelle tempeste personali di ciascuno che mi sta ascoltando in questo momento. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, che hai sentito, prega queste due cose insieme in me. Signore Gesù, io so che tu sei presente nella mia vita, so che tu mi curi, mi aiuti, mi sostieni, che tu mi dai visioni anche per il futuro. Io voglio seguirti, voglio sviluppare in me delle discipline spirituali che mi portino ad essere forte nel momento che è necessario. Voglio pregare, voglio digiunare, voglio memorizzare la tua parola, voglio studiare la tua parola, voglio servire nella mia chiesa, perché tutto questo possa dotarmi di muscoli spirituali che possano essere utili nel momento giusto. E voglio che questo mio mettermi a disposizione serva per far vedere la tua gloria, Signore Gesù, al mondo. Io voglio essere il sale della terra, io voglio essere la luce del mondo,
Io voglio essere una città su un monte. Io voglio essere una fiaccola sul candeliere, perché voglio illuminare con la tua parola quelli che mi circondano e dare la gloria a te quando vedranno che le mie tempeste saranno passate. Nel tuo nome lo prego, Signore Gesù. Amen.